Ciao a tutti, eccomi qui per dirvi le prime impressioni riguardo un prodotto super 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 nuovo di Make Up Revolution, quindi anche super low cost, che io ho acquistato, come mi capita spesso, su Machillalia, perché ahimè in Italia non è ancora arrivato. Si tratta dei nuovi correttori Conceal and Define, che richiamano, diciamo che sono dei dupe del correttore Shape and Tape di Tarte. Tra parentesi, non so se avete seguito il casino che è successo con l'uscita del nuovo fondotinta Shape and Tape di Tarte, visto che hanno fatto tipo 10 tonalità chiare e 3 scure, e quindi insomma i blogger, vlogger, gli youtuber si sono un po' scagliati contro Tarte perché hanno detto è assurdo che nel 2018 si faccia ancora uscire un range di tonalità chiare e enorme e 3 scure. Quindi, vabbè, andatevi a vedere il video di Jeffree Star, io ho visto quello su tutti. Comunque, chiudiamo parentesi e torniamo ai nostri correttori che sono davvero tantissimi. Hanno presentato 18 tonalità, dalla chiarissima alla scurissima, con sottotono caldo, giallo, rosa, neutral, insomma, sono correttori davvero per tutti. Io ne ho presi 4, vi scrivo qui sotto il prezzo su Machillalia. Credo arrivino anche da noi, come sapete Makeup Revolution adesso c'è anche da OVS. Io ho monitorato il sito di Machillalia per vedere quando arrivavano, appena erano disponibili li ho acquistati. Ho preso 3 tonalità chiare, chiarissime, e una scura per il contouring. Alla fine del video vi farò vedere l'applicazione sia per correggere, quindi del correttore sotto l'occhio, sia per fare il contouring, quindi su tutto il viso. Ho usato principalmente, vabbè, la C15, che è la più cioè la più scura che ho preso io. Ci sono comunque altri 3 toni più scuri, se non sbaglio. Poi ho usato il C3 per la parte sotto l'occhio e il C2 che è il più chiaro di quelli che ho per il viso. Ho preso anche il C4. Vi leggo dal sito che cosa dicono e poi vi dico un po' le mie prime impressioni. Sostanzialmente dicono che questo è il correttore per tutti. 18 shades dalle più chiare alle più scure, nei sottotoni freddi, neutral e caldi. E questo correttore, scusate, sto traducendo dall'inglese, sembra che non so parlare. Questo correttore è molto leggero, però davvero coprente, aiuta a coprire brufoli, borse sotto gli occhi molto scure e una pelle non uniforme. Nonostante questo, non enfatizza i pori e le linee di espressione, è a lunga tenuta con un'intensa pigmentazione e può essere usato sia per correggere appunto le discromie e le imperfezioni, sia per fare il contouring o comunque per definire le parti del viso. Hanno un applicatore cicciottissimo, è vero, come potete vedere, proprio come quello di Tarte, che aiuta a ottenere un'applicazione smooth, quindi uniforme, liscia, e non, appunto, non rovina la pelle delicata sotto l'occhio. Io appunto ho le tonalità C2, che è per pelli chiare con un sottotono giallo, poi ho la C3 per pelli chiare con un sottotono rosa e la C4 con sottotono neutral. La C4 forse è quella più adatta a me.
E comunque ho voluto prenderle tutte e tre per vedere un po' quale si adatta di più. Non ve lo so ancora dire perché la prima volta che li uso li ho messi un po' alla prova, ho giocato un pochino, quindi nei prossimi video vi dirò quale sarà quello perfetto soprattutto per la zona delle occhiaie. E poi appunto ho la C15 che è per pelli scure con un sottotono neutral. Sono vegan e cruelty free, quindi vanno bene per tutti tuttissimi, anche per chi insomma non vuole assolutamente cosmetici che testano sugli animali, cosa che non voglio usare nemmeno io. Comunque, che dire? Allora, l'applicatore Cicciotto mi piace. E devo dire che insomma, permette con una sola passata di coprire una buona parte di pelle qui sotto l'occhio e poi basta sfumare il tutto con una beauty blender o un pennello a seconda di quello che preferite. Con una sola passata, appunto, avete il quantitativo esatto per coprire bene la parte qui sotto l'occhio e poi se volete fare il contouring invece vi consiglio di applicare dei puntini perché comunque la pigmentazione è bella intensa, si sfumano molto bene come vedrete alla fine. Questo qui è molto scuro per me, però nonostante questo si è sfumato benissimo, si è adattato bene e ha definito il mio viso senza essere troppo strong addosso. E anche quelli chiari aiutano davvero ad illuminare e a definire il viso, quindi possono essere usati veramente da tutti. Cioè, come vedete, io ho preso un correttore scuro per definire il mio viso, ma anche chi ha la pelle più scura della mia può usare quelli un po' più chiari, ovviamente a seconda della vostra tonalità di pelle, ma anche quelli più chiari per illuminare il volto e quindi applicarlo nelle zone strategiche, zigomi, nella parte qui della mandibola, sul naso, al centro del viso. E possono essere usati anche per uniformare la palpebra e quindi fare, diciamo, il cut crease o come base ombretto. E come sapete, Makeup Revolution non è assolutamente costosa, quindi potete anche voi provare più tonalità e trovare la vostra. Mi è piaciuto molto come si sono stesi. Il primo impatto è stato positivo. Ho visto una buona copertura, una buona uniformità, senza magari entrare nelle pieghette, senza, è vero, evidenziare i pori. Comunque, insomma, come vedete qui, io sì, certo ho le pieghette, però non le ha messe in risalto di più e contate che sopra ho anche la cipria che secondo me aiuta tantissimo a evidenziare le rughette. Non mette in risalto i pori, ma crea proprio uno strato uniforme di base, che poi può essere lavorato ed enfatizzato con le polveri. Che dire, non mi dispiacciono, adesso li userò sicuramente nei prossimi tutorial. Però sono stata contenta, la prima impressione positiva. Lo so che mi capita tante volte, però devo dire che mi è proprio piaciuto l'effetto nella zona sotto l'occhio una volta sfumato. Ho visto la parte illuminata, coperta, uniforme soprattutto. Quindi adesso vedremo come si comportano prossimamente. Intanto vi lascio l'applicazione così potete vedere un po' anche voi come li ho stesi, come li ho sfumati e come si sono comportati sul mio viso. Nel frattempo vi aspetto su tutti i social con questo nome qui. Se vi va lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Io vi abbraccio, vi saluto e alla prossima. Ciao! Always overthinking. I just wanna love you. I got you. Don't have to be so guarded. Let's finish what we started. It's all I ever wanted.
cause I got you, you. For you, tell a lie for you, yeah baby, that's what I do. I'd walk the line for you, take a shot for you, yeah baby, that's what I do. Cause I got you, it's true.